È stata la mia squadra per tanti anni, la squadra della mia città e la squadra per cui ho tifato e per cui comunque tifo. No, non c'è rivalsa, sicuramente una partita è sempre una partita di calcio come tutte le altre, però come tutte le altre non è, perché comunque ripeto, è una squadra che è stata per tanti anni la mia squadra, quindi è una partita un po' speciale. Sicuramente sarà una partita difficile perché l'Inter non è partita bene, perché hanno avuto i loro problemi con gli allenatori, cambio di allenatore prima di iniziare il campionato, che non è facile. Un allenatore che ha la prima esperienza in Italia, che comunque credo non parli la lingua, quindi farà anche fatica a comunicare. E che comunque il lavoro che ha portato, il lavoro di un allenatore, ci vuole sempre un po' di tempo per vederlo. Adesso hanno avuto 2 settimane per lavorare e sarà una partita difficile, perché ha grandi giocatori, grandi nomi l'Inter. Quest'anno si è rafforzata tanto e credo che sia appena al di sotto della Juve come qualità di giocatori. E quindi sarà una partita difficile, molto difficile. Candreva è uno dei giocatori italiani più forti e più in forma in questo momento. E è un test forse più difficile dell'anno per me direttamente, però sono tranquillo, sto bene e domenica si vedrà. Certo, noi siamo una squadra forte, che impronta tutto sul piano del gioco. E abbiamo messo in difficoltà il Napoli, abbiamo messo in difficoltà forse ancora di più il Sassuolo, che secondo me era ancora più difficile del Napoli come partita, perché il Sassuolo arrivava già da 5-6 partite ufficiali dove non aveva mai perso e dove comunque anche loro improntano tutto sul gioco e mettono sotto tutti. Noi invece dal primo all'ultimo minuto credo abbiamo fatto una partita di grande spessore.